Mi raccontavi, te giocavi così nei campini, così per Sì, strada? per strada. Mi dicevo, con noi, andai. A quei tempi non c'era la manfrina, c'era da divertirsi, andiamo, andiamo. Pensieri uno poteva avere io, perché ero dirgli della piazza d'armi e io non c'avevo mia nulla. Che poi lì era arrivato uno e mi ha preso per far giocare qualche partita. Io ho detto sì, io vengo a me Per perché divertimento. c'era di mezzo il pallone. Ma io sono andato lì a giocare lì. Giocavate gratis era visto esse? Non si faceva il tempo neanche di pigliare il soldo per comprare una schiacciatina. La serie B di quei tempi lì non era nulla, perché non è che ora i giocatori della serie B e pigliano diverse quattrine. A me non dà nulla e agli altri sì. Primo allenatore che hai avuto era visto esse? Olivieri, il portiere era anche bravo. Ce n'era di gente a vedere la partita. Sì, c'erano. Però era un tifo tranquillo. Non si aveva il contatto pubblico. Andava in giro, sì, va bene, ma uno pigliava la sua strada, non ti rompevano neanche tanto le scatole. L'autografo i tifosi lo chiedevano Boh, o no? poco. No. Comincia a giocare a Pistoiese da ragazzino, Sì. fa poche presenze. L'anno dopo fa ancora poche presenze. Il terzo anno fa tante presenze, 5 reti. E addio, addio Pistoia, perché ormai era troppo forte, infatti l'anno dopo era già titolare della Fiorentina. Ferré, con lui che ti Sì, cambiò lui sì, il cambiò, ruolo. mi fece debuttare a sinistra a me, mi fece debuttare, questo me ne ricordo, la prima partita l'ho fatta terzino sinistro, che poi lui venne dopo e mi cambiò posizione. Dopo che ha fatto l'allenatore alla Pistoiese, che ha fatto? Ancora l'allenatore oppure ha smesso, ha lasciato il calcio? Ma no, così, non mi interessava neanche a me farlo. Perché sembra strano, fa l'allenatore e tu perdi parecchi punti. T'ha una testa tutta girovagata dall'idea del tizio di qua e del cefrone. La seguiva sempre in realtà la Pistoiese, io mi ricordo quando era qui che guardava e lui seguiva sempre, comunque mi diceva: ma che ha fatto la Pistoiese, che ha fatto la Pistoiese, vero? L'ha sempre seguita.